Ecco qua che ha imboccato la carrozzabile che sale su frazione Monproso. Poi la lascerò e prenderò la pedonale. Siamo immersi nel foliage autunnale ed è bellissimo. Sono dei pezzi abbastanza tosti, dei pezzi dove qua molla. Ecco qua mi inoltro nel sentiero che porta su a Europa. Colori spettacolari oggi, proprio nel pieno del foliage, in questi boschi di faggi. Questo è un pezzo duro. Questo è uno dei passaggi più belli secondo me, questa stele qui. Spettacolo di colori, fantastici. E imbocco la strada che mi porta su ai ripetitori. La strada lastricata in pietra, bella. Qui sto salendo per la serrata. Qui la bici si impenna quasi, a stare bene in avanti. Eccomi qua, sono arrivato da Alpedeiro, al Petrucco, al Petto. Adesso io attraverso di qua, allora al Petto, e poi salirò quella cresta, la cresta della Moanda, fino al Poggio Frassati e poi ancora su fino alla cima della Moanda. Eccoci qua, una meravigliosa vista dalla cocca. Qui c'è un'altra strada che sale per la cocca.
da qua si spalla. Eccoli qua, oggi passati. Indovina. 13 kg. 19. 20. Oh. Buona giornata. Aiù. Qui la stazione di arrivo del lago di Mutrone, della funivia. La cima del Mutrone, qui in avanti, solo sulla ferrata, con la via del vino, poi le pareti. Vedo laggiù nel palazzo anche un monte di sgrazie. Davanti a me il Molise, buon barone. Poggio Frassati e tutta la pianura del Biellese, lago di Viverone. Ok, dalla cima della Muanda a 2050 metri parto per un bel trail. Arriverò giù fino ad Andorno Lucca.
vai! No, vai bravo, dai! Vai bravo! Vai bravo, su! Bella! Sì, anche la vacca che attacca, non solo il cane. Spettacolo qua. Ora, per non farci mancare niente, ci facciamo ancora il parco della cucina. Qui sono nel parco della Burcina, Pollone. Fantastico parco. Oggi del colore meraviglioso.